dello stagione di poi era una partita molto maschia, combattuta sul centrocampo, tre gol bellissimi sotto il secondo con un'azione individuale veramente importante. Eh sì, è stata una partita molto dura, sono stati tosti, giocavano molto sul fisico. Complimenti a Dici che comunque è sempre stato bravo, già nel passato, si è stato bravo, nonostante i suoi compagni, vabbè, non, diciamo non proprio alzarci a terra, la partita del secondo tempo no, sì, vabbè, un po' più loro di voi, sì, abbiamo aspettati perché comunque potevamo contenere, abbiamo abbastanza di luce, siamo giocati un po' più indietro. Diciamo, oggi è mancato un po' contropiede. È mancato un po' l'apporto di Napolitano che solitamente farà bellissime partite. Sì, oggi ha pensato un po' di più alla quantità, possiamo dire, vai. Di meno alla qualità. Inizia per capitano, cioè quindi. Diciamo un errorino del vostro portiere, ma un partitabile. Sì, vabbè, Vincenzo si è abituato spesso ai 15 minuti di panico, poi si riprende alla pianta, quindi vediamo se mai. In vista del pallone d'oro questa tripletta richiama vendetta. Sì, richiama vendetta, ci dà forza. Speriamo bene, allora, in bocca al lupo. Grazie. Da Millennium è tutto. Amici dell'Aren, siamo collegati dal Millennium dove si è appena conclusa la semifinale di ritorno di Master League, partita tra Energy Academy e China Red Street 5-4 per l'Energy, che grazie alla vittoria dell'andata si qualifica quindi alla finale. Siamo qui con i protagonisti, il portiere Musto, buonasera, e il capitano, com'è il capitano? Diana, bene. Allora ragazzi, parto prima dal capitano, stemperiamo un po' l'atmosfera del nervosismo, facciamo i complimenti agli avversari che comunque insieme a voi hanno dato vita alla bella sfida di andata e ritorno sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista della conquista. Sicuramente forse erano la squadra più forte del torneo, secondo me sono la squadra più forte, quindi noi abbiamo realizzato diciamo una piccola impresa e colgo l'occasione per dire senza peli sulla lingua che i miei compagni di squadra hanno due palle così. Li ringrazio apertamente perché ognuno di essi si è sacrificato al 100% dal primo all'ultimo minuto quando qualsiasi cosa. Quindi ci siamo tolti una bella soddisfazione stasera. Ammetto di non essere di parte, ma non posso che essere d'accordo perché avete dimostrato una grande solidità, un grande gruppo e secondo me è stato questo quello che vi ha permesso. Da noi diciamo che le partite più poste ci saltano un po'. Sì. Infatti siamo usciti in coppa. Uno schifezzo veramente la partita. E stasera invece abbiamo dato, ripeto, tutto quello che avevamo e i nostri compagni sono stati veramente grandi. Senti, invece passo al portiere, qualcuno si è lamentato che ti scelto come migliore campo, quindi forse in serata ci ripenso, vediamo un po'. No? Sono geloso. Facciamo, analizziamo invece la partita, primo tempo siete stati un po' fortunati che loro hanno attaccato tanto come giusto che sia, una traversa, qualche parata tua, nel secondo tempo più o meno sulla stessa falsariga ma siete stati molto solidi e bravi contro chi sì, questo diciamo che l'esigenza di segnare e di vincere un po' non c'era, loro dovevano attaccare, loro dovevano pressare, noi dovevamo soltanto mantenere la partita. Poi in contropiede abbiamo colpito con i nostri combat che fanno paura. Mi piace, è il pezzo da romanzo. Posso dire una cosa? Ho fatto più parate io che tu. Questo è vero, però scusami, vieni. Hai fatto tante parate, però anche una quanto riguarda invece la finale, visto tra andata e ritorno, avete subito una rimonta, mentre nell'andata con un gol all'ultimo attuzzo, forse è la concentrazione dei 50 minuti che vi manca. Ci manca perché subito saremo più vicini. Vediamo tra di noi. Buonasera Millennium, appena terminata Genoa Warriors, vittoria del Genoa per 4-2, siamo qui con il capitano dei Warriors, Barbaro. Buonasera. Nonostante la sconfitta avete conquistato la finale in virtù del 5-1 dell'andata, avete sofferto tantissimo. No, abbiamo giocato una bruttissima partita stasera, proprio la più brutta del torneo, davvero non sono contento, perché anche se abbiamo raggiunto la finale, perché se giochiamo così penso che sarà difficile. Non riuscivate proprio a costruire, stavate tutti chiusi dietro, forse al centrocampo mancava un po' sì, di... forse perché siamo partiti, che già stavamo in finale, questa è stata la cosa, mentre loro avevano la voglia di vincere, mentre noi questa, quella che noi abbiamo messo sempre tutte le partite stasera non c'era proprio.
In difesa avete rischiato parecchio, un Sorrentino che era imprendibile, diciamo. Vabbè, Sorrentino è un ottimo giocatore, ci ha messo in difficoltà, però noi abbiamo giocato anche noi male, non abbiamo mantenuto le posizioni, perché se giochiamo come sempre, noi abbiamo preso pochi gol in questo torneo, quindi la prima volta prendiamo 4 gol e non va bene così. Poi per fortuna Piccolo ha fatto il gol del 4-2, diciamo, sì. Si è un po' tranquillizzato. Sì, vabbè, Piccolo stasera è un po' nervoso, giustamente, perché ci vedeva che nessuno metteva la voglia, e poi lui alla fine ci ha dato una grande mano con quel gol, come fa sempre. Meno male che siamo arrivati in finale. Ora c'è la finale con l'Energy, come la vedi? No, noi già siamo contenti perché ci siamo confermati ad arrivare in finale. Adesso, come ho detto l'anno scorso, la finale è una partita a sé. L'Energy sono un'ottima squadra, in campionato abbiamo pareggiato, quindi è tutto aperto, tutto da giocare. Sì. Ah, ti ringrazio, complimenti. Grazie, arrivederci. Buonasera amici dell'Arend, si è appena conclusa la partita tra Sampdoria e Fuorigrottese, ricordiamo partita valida per le semifinali di andata di Minor League. Siamo qui con i protagonisti della partita, Tecchio, buonasera. Buonasera. E Mario Sorrentino. Allora ragazzi, ricordiamo il risultato 5-3 in favore della Sampdoria. Partiamo prima da Tecchio. Una partita a tratti, per lunghi tratti, molto equilibrata. Alla fine siete riusciti a vincere 5-3, però c'è un po' di rimpianto perché nel finale avete mancato due occasioni, prima con Anastasio e poi anche un palo con Sorrentino. Sì, abbiamo sbagliato un paio di gol, alla fine potevamo chiuderla qua la qualificazione. È ancora aperta la partita, la dobbiamo giocare ancora al ritorno, ogni partita a sé. Speriamo di arrivare in finale di Minor League e di riuscire a portare a casa questo trofeo e di arricchire la bacheca di Sorrentino. Senti, invece forse mentalmente non eravate tanti in partita, a mio avviso, perché appena iniziate ad alzare i ritmi gli avversari andavano in difficoltà. Oggi è mancato un po' Vitello a centrocampo, abbiamo preso un paio di gol a centrocampo, l'uomo era sempre da solo. Sì. C'è un po' un buco a centrocampo abbiamo stasera. Andrea stava un po' con la sedia. Sì, e quindi era proprio la domanda che volevo fare a te. La presenza di due attaccanti come voi, che comunque non sempre riuscivate a tornare, è stato, diciamo, ha creato proprio questo buco che ha fatto un po' la differenza in negativo purtroppo per voi, perché i due centrocampisti, comunque tuo fratello attacca molto e Vitaliano stasera era un po' troppo lento forse. No, allora vabbè, secondo me, a mio parere, come ho visto la partita, Andrea ha fatto il possibile, perché ovvero su team sempre, però stava veramente da solo. Questa cosa già si sapeva nel pre-partita, perché abbiamo deciso di giocare io e Lello, visto che la partita a mio avviso la poteva richiedere, e quindi se non sfruttiamo questa occasione per giocare tutte e due, basta sempre in panchina dividerci le gare, quindi non è giusto che comunque veniamo qua, paghiamo e tutto. E volete divertirvi? È anche un premio per me e per lui. Sappiamo che in finale ovviamente non possiamo giocare e quindi ci facciamo queste semifinali. Comunque l'andata è andata così, gioco di parole, è andata così perché comunque anche se usciva un risultato negativo c'era il ritorno per recuperarla. Sicuramente al ritorno non giocheremo così, se la partita aperta in bilico fino alla fine non giocheremo con i due attaccanti, questo è normale. Recuperiamo Vitello che oggi non c'era, però tutto sommato soddisfatto, abbiamo fatto giocare diciamo le seconde linee, no? Quindi ecco, va bene così, ci dobbiamo divertire tutti. Okay. Per quanto riguarda il finale, vabbè, innanzitutto spero di arrivare in finale perché non si sa mai. Sulla carta è vero, siamo favoriti anche per questo risultato, però il pallone è rotondo, abbiamo visto risultati incredibili. Anche stasera forse. Sì, sì. Poi lo sai, veniamo da una partita di ieri dove meritavamo la finale, però per colpa dell'andata abbiamo buttato tutto in master. Però non fa niente, ti dico la verità. Lo sto dilungando. No, non ti preoccupare tanto. Spero più di vincere la Coppa Calciotto per andare a Riccione e rivivere questa esperienza bellissima e diventare di nuovo campione d'Italia, che vincerà la Milo. La Milo ne ho 4 in bacheca, quindi sinceramente se devo scegliere io scelgo tutto. Se devo scegliere, ragazzi, parlare me. Io vi ringrazio per la disponibilità, vi ringrazio anche perché non mi avete fatto fare una domanda, però avete risposto a tutto quello che volevo chiedere, quindi è parecchio che non facevo un'intervista, esatto. Sono bello carico, vi faccio l'in bocca al lupo e dal Millennium è tutto. Ciao.